Alessandro, abbiamo visto che cosa può fare un bambino magico a Napoli, però io credo che non solo a Napoli, ma anche nel resto d'Italia, abbiamo visto e stiamo vedendo cosa può fare un regista magico. E il pubblico ti ama, ti vuole veramente bene. Qual è il tuo superpotere, il tuo segreto? No, in verità è una sensazione che io non ho mai con me. Chi mi sta accanto, i miei amici, i miei attori, sanno che è una sensazione che per me non esiste. Per me esiste invece cercare di non deludere le aspettative. Questa è una cosa che sento. Cercare sempre di alzare un po' l'asticella, di depistare anche delle volte il pubblico da quello che magari negli anni l'ha abituato, no? Ho fatto sempre delle favole, stavolta è una favola diversa. Come può essere una favola e come può essere diversa? Abbiamo cercato di fare proprio questo con gli effetti speciali e creando soprattutto, secondo me, un'interazione importante tra quella che è la risata e quella che è l'anima. Insieme, secondo me, creano la magia. E quindi sono anche più fortunato quest'anno perché non esco in un periodo complicato, lo dicevo anche prima, che il 1° gennaio, il 25 dicembre, che sono date in cui devi mettere un po' da parte il sentimento di un film, l'emozione, e deve parlare l'incasso. Adesso mi auguro che possa parlare il film. E nel film si parla, ecco, della possibilità di riscatto, che non è soltanto un riscatto economico, ma anche di dignità, di affetti. Ecco, mi piacerebbe sapere se per voi questo lavoro, il lavoro dell'attore, nel tuo caso il lavoro del regista, è anche un po' una forma di riscatto, di crescita, che cosa si impara, Su questo ti può rispondere prima, penso Stefano, no? Che Io comunque. mai, venendo da Belpasso, provincia di Catania, mi sarei aspettata di poter fare l'attrice come mestiere, prima la ballerina, poi l'attrice, tantomeno di finire a recitare a Grey's Anatomy o nel film di Alessandro Siani. Quindi, tra l'altro, come tutti i bambini, cioè, hai dei momenti in cui non ti senti particolarmente attraente, né di talento, magari ti prendono in giro e quindi. Poi arrivare a fare un percorso del genere attraverso lo studio e il lavoro e la dedizione è comunque una grande rivalsa. E sì, è un sentimento importante, è un sentimento che ci guida in tanti. Qual è il Sì, tuo riscatto, diciamo, Gianni? il riscatto di fare l'attore probabilmente non è un riscatto, lo diventa poi, come dire, nelle risate dei bambini, per esempio, stamattina. Quello, allora, pensi che inconsapevolmente hai creato un momento che ha creato prima di tutto lui nel film totale, che però hai partecipato a un'emozione che sta nascendo in quel momento. E quindi quello pensi che può essere un riscatto non personale, ma in quel momento di far riunire le persone in uno stesso sentimento. Io invece penso che ci sta un grande inseguimento nella vittoria e si vive male il fallimento. Io è una cosa che secondo me invece non è così. Io, mio padre operaio, mia madre casalinga, il percorso che fanno tutti, l'idea di non fallire per me è completamente sbagliata. Anche l'idea di non fare mai niente di positivo è sbagliata. Però il fallimento fa parte della vita. Non è che se il teatro è sempre pieno e qualche volta non è pieno è un problema o viceversa. È quello che tu ti senti di fare, ti vuoi dimostrare. Puoi fare uno spettacolo meraviglioso davanti a 10 persone, puoi fare uno spettacolo terribile davanti a 5.000 e puoi fare un film che vanno a vedere 2 milioni di italiani e che alla fine non lascia niente, ma puoi fare pure un film che magari è, come a Napoli si chiama la tellina, quel frutto di mare che è piccolino ma è saporito, che magari ti può lasciare molto di più di qualcosa che tu non ti aspettavi, ed è quello che a me piace, il rialzarsi, mi piace il riscatto e mi piace che i giovani, ecco, possano avere questo riferimento. Può accadere qualcosa anche nel momento di grande difficoltà dove sembra Imprevedibilità. tutto finito. Soprattutto sembra accadere dopo un grande momento di difficoltà, no? Anche nel film succede sta cosa E nel che. film, vabbè, in 2 ore di film ci riusciamo. Certo. Nella vita 2 ore, ma che fai, dai? La cosa che ti piace di più del mestiere di regista, che ti dà più soddisfazione. Io mi sento abusivo, lo sai, io sono un regista abusivo, No, non lo quindi. sei più abusivo. No. Vabbè, comunque, a me quello che il regista è lo strumento per realizzare un sogno. Questo mi piace. Il fatto che uno in testa c'ha un'idea e poi praticamente ci vuole l'operaio che si mette là e lo fa. Quello
A me questo senso di arti, di essere artigiano è una cosa che non mi piace. Con le mani, i racconti ad un attore, come si deve muovere, la battuta, il tono. A me in verità mi diverte un po' tutto, dal look, dai capelli, da come deve. Quindi su questo sono un po', si può dire, maniacale. Sì, su questa roba. Veramente maniacale. Cioè, veramente maniacale. Quanti peli in petto deve tenere Gianni? Questi me la fa di mettere, io non ce l'avevo. Non ce l'avevo. Però il regista deve anche essere psicologo, il regista deve essere una persona di riferimento, deve essere non un capitano coraggioso, che sono napoletano, può essere un capitone coraggioso, però deve essere colui che ti convince a vivere il suo sogno, perché il sogno è prima di tutto suo, e quindi diciamo siamo tutti nella stessa barca dei sogni.